fare i conti con l'ambiente, 2013, siamo alla conferenza internazionale New Indicators for a Better World. Parliamo con Marco Sumini da Bologna. Ecco, vogliamo sapere insomma, i contenuti e i punti principali del tuo speech di oggi pomeriggio. Ok, grazie. E da un certo punto di vista il mio speech di oggi è un po' fuori dal coro, nel senso che già stamane abbiamo assistito a delle presentazioni estremamente interessanti che riguardano le tematiche ambientali e riguardano la sostenibilità. Purtroppo invece ciò che si assiste dal punto di vista, dell'evoluzione della situazione energetica mondiale va in tutt'altra direzione. Stiamo parlando di oil sands canadesi, stiamo parlando di grandi pipeline che possono trasportare i prodotti alle raffinerie, stiamo parlando di gas naturale, di shale gas, di gas liquefatto, stiamo parlando di enorme sviluppo dell'idroelettrico in Cina, stiamo parlando di un'enorme pressione ancora sui combustibili fossili per i prossimi 30 anni. Quindi la situazione energetica globale in realtà va in una direzione esattamente opposta, se vogliamo, all'idea di sostenibilità cui tutti stiamo lavorando e su cui bisogna fare un grande lavoro dal punto di vista formativo e educativo, per cui ho trovato estremamente interessante per esempio la presentazione di Filomena Cardoso sul problema della formazione in questo contesto e sul problema della ricerca di un consenso che deve diventare parte essenziale di ogni pianificazione energetica. Purtroppo ciò a cui si assiste è che la governance del tema dell'energia è ormai lasciata in mano al mercato, quindi alle risorse finanziarie, che hanno orizzonti temporali estremamente più brevi di quelli che devono essere le pianificazioni in campo energetico, che sono di 30-50 anni almeno. Grazie, grazie a Marco Sumini, come al solito. Una voce fuori dal coro, ma interessante. No, purtroppo è necessario, secondo me. No, è necessario, ma è abbastanza tragico da questo punto di vista, il fatto che il mercato sia diventato l'autorità che decide perché gli stati non hanno più le potenzialità e l'autonomia finanziaria per poter imporre delle politiche energetiche. Certo. Questa è verità per l'Italia, è verità anche per grandi paesi come gli Stati Uniti, certo. Ed è la verità anche per altre nazioni che in teoria avranno più possibilità di noi. Per cui, a parte lodevoli eccezioni, purtroppo gli Stati non hanno più la capacità di gestire, hanno soltanto una capacità di veto residua. Però le capacità di veto funzionano finché funzionano. Dopodiché decide appunto il mercato e il mercato, il denaro, non è mai stato troppo saggio nel fare delle scelte di lungo periodo. Grazie. Prego. Grazie Marco.